Alla Vastese basta un gol di Dos Santos, arrivato quasi allo scadere dei 45 minuti, per battere il Chieti nel primo turno di Coppa Italia e andare avanti nella competizione. Ma andiamo per ordine dei biancorossi, tutti presenti con mister Amelia che manda in campo la formazione tipo con un 3-5-2 in cui è l'ex Dos Santos a fare il terminale offensivo. Nel Chieti Grandoni sceglie un 4-4-2 con tre pali, l'altro ex di giornata Camerlengo. Dopo le prime iniziali fasi di studio, la prima azione degna di nota arriva al 18esimo, quando Camerlengo si trascina la palla con le mani fuori dall'area. Il direttore di gara segna una punizione, sul punto di battuta va Esposito che calcia malamente a giro. La risposta del Chieti arriva al 22esimo, assist al bacio di Traini per la corrente Milizia che da posizione favorevole spara in curva ad Avalos. Minuto 26, padroni di casa ancora pericolosi con il Chieti che si salva con un retropassaggio su cui è attento Camerlengo. Quando il primo tempo sembra andare in archivio sullo 0-0, la Vastese passa in vantaggio. Pompei recupera palla e crossa forte e teso. Sul primo palo arriva il rapace Dos Santos che di testa la butta dentro per l'1-0. Si va a riposo con questo risultato. Nella ripresa i biancorossi ripartono forte, meno di un giro di lancette, Pompei affonda sulla sinistra, traversone sul secondo palo dove Marianelli si divora un gol da due passi mettendo sul fondo. Al 12esimo il Chieti si fa vedere dalle parti di Bardini, ma l'estremo biancorosso è attento in uscita e fa sua la sfera. Minuto 14, bella azione corale dei padroni di casa che libera Dos Santos, la conclusione dell'attaccante però non è ottimale. Nella fase centrale della gara la formazione di Amelia sembra averne di più, ma non riesce a trovare il raddoppio con una serie di tentativi poco fortunati. Il Chieti si rivede al 41esimo con una punizione di Catalli, Bardini blocca in sicurezza. Al 45esimo Neroverdi ancora pericolosi, ma è Caciotti che alla disperata ci mette una pezza spazzando via in scivolata. E questa l'ultima azione degna di nota della gara che dopo 8 minuti termina 1-0 per i biancorossi. La Vastese vince all'esordio stagionale e fa esultare tutto l'Aragona. Mister Grandoni, in Coppa arriva una sconfitta contro la Vastese, come ha visto i suoi ragazzi? Beh, credo che noi abbiamo disputato un buon primo tempo contro una buonissima squadra che non sto io qua né a raccontare né a spiegare né tantomeno a dirlo a voi che la conoscete benissimo. Secondo tempo loro qualcosa in più di noi, in questo caso dicevo anche al suo collega Di Chieti, si dice avevano più gamba di noi, però quello che mi è piaciuto è che nonostante fossimo in svantaggio siamo sempre rimasti belli compatti, abbiamo sempre lavorato di squadra, non ci siamo fatti prendere dalla tentazione di andare ognuno un po' per i fatti propri in giro per il campo, e questo per noi che siamo un gruppo completamente nuovo è di buon auspicio per il futuro. Il primo settembre, prima di campionato, sarà un'altra gara? Ma sì, lo sarà sicuramente, perché sarà un altro Chieti, sarà un'altra Vastese, entrambe le squadre avranno 15 giorni in più di lavoro sia sulle gambe sia sulla testa, dove sia io sia Marco Amelia cercheremo di migliorarli dal punto di vista tecnico e tattico, quindi sarà sicuramente un'altra partita, anche perché sarà la prima di campionato, e anche se questa è Coppa Italia è importante soprattutto anche per la rivalità tra le due squadre, la prima di campionato sarà sicuramente diversa. Mister Amelia, una buona Vastese contro il Chieti, siete riusciti a vincere e andare avanti in Coppa Italia? Sì, intanto siamo contenti di aver dato una gioia ai tifosi, perché ci tenevano come poi ci tenevamo tutti, e abbiamo fatto una buona gara, potevamo fare qualcosa sicuramente in più, però c'è da dire che sono partite da agosto dove le energie non le hai al pieno, però devo dire che per tutti i 100 minuti quelli che poi sono stati abbiamo fatto bene. Una buona gara per continuare a costruire quello che vogliamo fare, quello che deve essere la nostra identità. Sono arrivate buone indicazioni, soprattutto dai ragazzi più giovani? Oh sì, assolutamente sì, ma da tutti. Per me è stato già difficile schierare gli 11, figuriamoci poi dover scegliere anche chi non è potuto stare neanche in panchina, però ecco, le scelte sono fatte anche strategiche in vista della preparazione al campionato, in vista della partita che era in sé per sé contro l'avversario delle caratteristiche che aveva.
però i giovani bene, Marianelli a destra è un 2001 che volevo a tutti i costi e di questo devo solo ringraziare la società, perché a parte avermi messo a disposizione questa squadra, questi giocatori, aver creduto in quello che volevo io di caratteristiche di giocatori, mi ha anche accontentato su quest'ultimo ragazzo che volevo a tutti i costi. E l'avete visto, poi e gli altri giovani benissimo, Cardinale, Bardini, Zinni, senza dire, cioè, quando è entrato il ragazzino Cavuoti ha deliziato ancora una volta, ricordo sempre a 16 anni, quindi contento, andiamo avanti, stiamo costruendo la nostra identità, stiamo costruendo una Vastese che deve far divertire i tifosi hanno bisogno e vogliono e meritano questo tipo di partite, i risultati positivi e la gioia di poter andare a casa contenti.